Ciao amici, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Alfredo. Oggi parliamo del Lab Zanzino e andremo a vedere cosa fare quando vi arriva a casa il drone, quindi essere subito pronti al volo. Come prima cosa carichiamo al 100% il nostro radiocomando e tutte le batterie a nostra disposizione. Il primo consiglio che vi do per evitare di perdere tempo sul luogo dove vogliamo andare a volare è quello di scaricare l'app chiamata XAPSAN. È disponibile sia per Play Store, quindi dispositivi Android, che sullo store Apple, quindi dispositivi iOS. Una volta scaricata l'app, avviatela e vi chiederà subito di creare un account come si fa su qualsiasi social. Per quanto riguarda la parte software, per adesso abbiamo finito. Passiamo al corpo del drone che ci arriva già con le eliche montate, quindi in teoria non dobbiamo fare niente. Comunque, nel caso dovete cambiare le eliche perché deteriorate, la cosa è molto semplice. Basta che prima di svitarle guardate che elica è montata e la sua lettera corrispondente. Poi una cosa fondamentale che mi è capitata a volte dimenticarmi, sembra strano, però è la scheda micro SD. Vi ricordo che dovete avere una scheda micro SD abbastanza performante, quindi non risparmiate almeno su questo accessorio, perché altrimenti i vostri video finali potrebbero o non venire registrati oppure vengono registrati male. Io personalmente mi trovo bene con queste Samsung, le ho utilizzate anche col Mavic Pro Platinum, adesso le dovrò testare sul Mavic 2 Pro, però penso che non mi daranno problemi, mi sono sempre trovato bene. Vi lascio il link qui in basso in descrizione. Mettete tutti i cavetti e gli accessori che avete nella borsa per il trasporto, infatti personalmente vi consiglio di acquistare la versione con due batterie e la tracolla per il trasporto, vi eviterà così molte rogne. Poi penso che due batterie all'inizio penso che siano fondamentali. Ok ragazzi, quello che potevamo fare qui a casa lo abbiamo fatto, adesso vado a dormire che è tardi, ci vediamo domani mattina per le operazioni prevolo. A domani. Eccoci arrivati sul luogo dove dobbiamo partire con il nostro drone. Per le prime volte vi consiglio posti così abbastanza ampi e con meno persone possibili. E apriamo le braccia partendo da destra verso sinistra, prima dalle due superiori e poi con le due inferiori. Rimuoviamo il copri gimbal. Ok, cerchiamo di posizionare il drone su una superficie più piana e pulita possibile, oppure se volete potete acquistare un oggetto del genere, che è un landing pad che abbiamo visto in alcuni precedenti video, per poco più di 10 euro, in modo da poter far partire il drone in pratica da qualunque tipo di terreno, sabbioso, polveroso, e così non avete problemi. Poi per accendere il drone tenete premuto il tasto che è posizionato sul retro per 2 secondi. Questo beep vi indicherà che il drone è acceso. Adesso il gimbal inizierà a calibrarsi da solo. Comunque vi accorgete che è pronto quando i LED del drone inizieranno a flashare. Adesso provo a zoomare, non so se lo vedete. Adesso non ci resta che accoppiare drone, radiocomando e smartphone. Adesso per prima cosa posizioniamo le antenne in questo modo, così. Poi, come abbiamo fatto per il drone, teniamo premuto il tasto accensione fin quando non bippa e vedete i LED che iniziano a muoversi. Poi colleghiamo il cavetto del radiocomando al nostro dispositivo, nel mio caso è USB Type-C, così, ok. Adesso in base al vostro dispositivo, in pratica da quello che ho capito, comunque in base alle impostazioni USB che abbiamo dato, potrebbe partire o non partire in automatico l'applicazione. Comunque se non parte in automatico la fate partire voi. Ok, adesso spostiamoci sul nostro dispositivo, andiamo su Enter Device, Enter Main Interface. Andiamo nelle impostazioni, poi andiamo su l'icona a forma di radiocomando, clicchiamo su Set Transmitter and Aircraft Connection. Ok, se non ve lo trova subito cliccate su Refresh, comunque in questo caso l'ho trovato subito. Selezioniamo e facciamo Connect. Perfetto, adesso si riavvierà il tutto. Infine ci chiederà di accoppiare il GPS dello smartphone a quello del drone per migliorarne la precisione e anche per diminuire le interferenze elettromagnetiche che potrebbero esserci. Clicchiamo su OK. In questa operazione il radiocomando e il drone devono stare massimo a 50 cm, quindi non allontanateli più di tanto. Clicchiamo su Next. Poi, una volta che la procedura è andata a buon fine, controlliamo di avere un minimo di satelliti disponibili per il decollo. In genere 10 è il numero consigliato, quindi adesso ne abbiamo 13, quindi è perfetto. Ok ragazzi, adesso stick verso l'esterno.
si avviene i motori e si vola. Ragazzi, una cosa molto importante, non so se vi è capitato a voi, comunque vedete, quando atterrate il drone non ferma i motori, quindi stick in giù per un paio di secondi e i motori si spengono. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Se conoscete altri appassionati di droni come me, come voi, condividete il video con loro. Se volete rimanere aggiornati sul mondo dei droni e non perdervi offerte succulente, iscrivetevi al mio gruppo Facebook dove pubblico offerte che ritengo interessanti. Se volete acquistare l'Hub Zanzino che avete visto nel video, in questa versione che vi consiglio sempre con due batterie e una borsa, vi lascio il link in descrizione. E vi lascio anche dei link su dei gadget che arriveranno, di accessori che arriveranno presto qui sul canale, sempre dedicati all'Hub Zanzino. Vi lascio anche il link del landing pad che è molto utile. Se vi interessa, nei prossimi video probabilmente parleremo delle modalità di volo automatiche disponibili sull'Hub Zanzino e faremo anche lì dei tutorial e vi spiegherò punto per punto come vanno utilizzate e come non commettere errori. Vi ringrazio per essere stati qui con me, ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Freddy Tech. Ciao!